Si è svolta questa mattina la manifestazione studentesca organizzata dal movimento Scuole Unite Salerno, a cui hanno aderito più di 30 istituti del territorio provinciale e anche istituti scolastici del Cilento, circa 20.000 i ragazzi che si sono astenuti dalla DAD per presenziare a Salerno e portare all'ufficio provinciale un documento contenente le loro rivendicazioni. Siamo qui con Francesco Bertolini, rappresentante dell'istituto del liceo Parmedio di Vado della Lucania, il quale ha da poco finito un confronto sia con la provincia che con il prefetto, tirando le somme. Quali sono le soluzioni che sono state proposte? Sì, appunto abbiamo appena finito questo confronto, prima con i responsabili provinciali per quanto riguarda la sicurezza e l'edilizia scolastica e poi per quanto riguarda la questione dei trasporti. Entrambe le parti ci hanno rassicurato circa il rientro del 1 febbraio, ci hanno spiegato un po' i vari motivi, il piano di sicurezza che ha la provincia ed anche la regione per il rientro. Hanno dato l'incarico a noi rappresentanti di istituto e rappresentanti della consulta di indicare le eventuali mancanze per quanto riguarda alcune corse scolastiche in alcuni paesi. Dopo il 1 febbraio valuteremo la situazione dei trasporti e faremo presente, se sarà necessario, alla provincia, appunto, al responsabile della provincia ed anche al prefetto, su quali ambiti territoriali bisogna puntare ed incrementare le corse scolastiche. Invece, per quanto riguarda proprio le strutture, gli edifici scolastici, ci sono delle novità? Sì, possiamo dire che ci sono delle buone notizie anche per questo ambito, quindi per l'edilizia scolastica. Sono stati stanziati dalla provincia di Salerno 2,8 milioni e ci è stato assicurato che i lavori inizieranno nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza appunto degli edifici scolastici. Questi lavori riguarderanno anche il liceo Alfonso Gatto di Agropoli e ci hanno inoltre comunicato che altri 20 milioni saranno stanziati sempre per quanto riguarda l'edilizia nelle scuole. Perfetto, grazie mille Grazie per le a voi. informazioni e ci aggiorniamo. Ciao, grazie.